Mi ricordo che molti anni fa passavo molto tempo da solo. Prima di quel momento, di quel periodo, non così tanto. Però dopo che ho incontrato Dio, potevo trascorrere molto tempo da solo, semplicemente godermelo. Non richiedeva nessuno sforzo. Era qualcosa che era molto piacevole, comodo, naturale. As I was sitting here, like I found myself I was not so easy in the company. Io in passato non mi trovavo così a mio agio con gli altri, mi sembrava che gli altri non si trovassero così a loro agio con me. E alcune volte era molto forte dal punto di vista energetico, perché c'era qualcosa che chiaramente non era sotto il mio controllo ed era molto tangibile per me. Era una vibrazione molto molto potente. E so che si manifestava all'esterno, perché lo riconoscevo nel comportamento delle persone. A quei tempi non mi piaceva parlare a lungo, perché non sapevo veramente cosa dire. E avevo questa radice di un albero che era stato tagliato in un albero del parco locale. E l'avevo visto, ho detto: lo posso prendere? E ho detto: sì, prendilo, prendilo, perché stavano tagliando questi alberi per fare del trucciolato. E allora ho preso questa radice grossa e l'ho portata a casa e l'ho messo nella mia stanza. Per tanti tanti anni l'ho girato così che le radici erano verso l'alto e la parte tagliata era per terra, e l'ho messa in questa stanza in cima, all'ultimo piano di dove abitavo. E questa era una stanza che aveva una finestra e che guardava fuori a un muro di un'altra casa, che era circa una distanza di 10 metri, ma vedevo solo un muro. Ed era veramente bello per me, perché la mente, gli occhi, il cuore non cercavano un contenuto di qualcosa di vivente, semplicemente guardava questa parete e questo pezzo di albero che era diventato un tavolo. Passavo tantissimo tempo a guardarlo e io sentivo che dovevo essere proprio vuoto come quel pezzo di albero. Ed era una meditazione molto bella, perché c'era un certo vuoto ma non sapevo esattamente cos'era. E questo era prima ancora che incontrassi Papaji. Io dico, non la capivo ancora questa, non lo capivo ancora questo vuoto, perché ai tempi avevo più familiarità con gli insegnamenti cristiani, e sono cresciuto in questo ambiente e quindi percepivo le cose un po' in questo contesto di Cristo. E quindi il vuoto non era qualcosa che mi avevano parlato e che non mi aspettavo di trovare, però per me era in questo senso di interiorità, interiorizzazione. Years later,
anni dopo, che ho trascorso proprio seduta così a godermelo. Io vivevo con mia sorella ed era la casa di mia mamma che era tornata in Giamaica. Io stavo al piano di sopra e raramente vedevo mia sorella. E quei tempi io non lavoravo e quindi non avevo nessun reddito. Avevo smesso di insegnare e non avevo messo soldi da parte perché non ero mai stato il tipo da risparmiare soldi. Quindi quando ho smesso di insegnare avevo un po' di soldi da parte, però sono finiti molto velocemente e trascorrevo tutto questo tempo semplicemente da solo. Quando ho incominciato molti anni dopo a incontrare e accogliere le persone, non ero tanto più abituato a parlare, ma le persone che venivano venivano per stare con me. È incominciato quando ho incominciato a vendere incenso per le strade e scrivevo questi pensieri del giorno e scrivevo questi aforismi che mi avevano toccato in qualche modo, e allora la gente veniva e mi diceva: uomo degli incensi, posso avere un pensiero del giorno? E quindi ne prendevo uno dalla mia piccola sacchetto e mi chiedevano: ma che cosa vuol dire? E allora io parlavo un po'. Ed è così che ho cominciato a incontrare le persone e a parlare con loro. E poi ho cominciato a passare del tempo seduto con le persone, però io non parlavo. Però mi ero accorto che non potevo trovare quel silenzio dentro di loro. E mi sembrava sempre di incontrare qualcosa di personale. E quindi l'unico modo per me era di guardare qualcosa di inanimato, come una pianta, anche se un essere vivente, però ha una foto, certe volte una pietra. E mi sembra che sento che tutti questi anni ho continuato a cercare qualcuno. In realtà non è che sto cercando, non è la parola giusta. Grazie Guruji. Ci sono momenti in cui tutto si ferma. E poi se ne va. E cos'è che se ne va? Innanzitutto, non è che qualcosa si ferma. Quello che è non può fermarsi e non può neanche iniziare. Perché se c'è qualcosa che si ferma vuol dire che stava andando e non è un momento di arresto, di pausa. Questo senso di qualcosa che si ferma è forse quando la mente non si coinvolge con nulla. E la coscienza non viene coinvolta da nulla di fenomenico. E quindi c'è una certa esperienza che tutto si ferma. Però questo non è il senso.
Quando parlo di un arresto, non parlo di una tranquillità fisica, ed è molto molto importante sottolinearlo, perché molte persone non lo capiscono bene quando la gente pensa che quando si siede, sta in silenzio e osserva, incomincia a guardare i suoi pensieri. Gradualmente si incomincia a notare che, siccome stai osservando questi pensieri, vuol dire che non sono te. E quindi questo osservare è una relazione tra colui che guarda e colui che è guardato. E questo è molto molto utile. È importante guardare in questo modo e puoi riconoscere che non sei quello che vedi. E quando parlo di guardare, non sono degli occhi che guardano qualcosa, ma è più una percezione, una funzione, funzione del percepire. E questa attività accade da sola e c'è comunque una consapevolezza di tutto ciò. E vedi che l'oggetto che viene percepito continua a essere in movimento, va e viene. C'è un'attività e questa è la coscienza vibrante dove le cose vanno e vengono. Però ciò che osserva questa attività che va e viene, però non ha nessun interesse, nessun legame, questo può essere osservato. Lasciali entrare, lasciali venire. Quando arrivi a questo punto in cui non stai seguendo la mente che vuole creare una storia collegata a quello che percepisci e creare tutta una sequenza di pensieri, quando smetti di fare tutto ciò, semplicemente rimani ad osservare che i pensieri sono arbitrari. Cioè che non creano una storia se tu non ti connetti con loro, se non li metti insieme, se non registri te stesso come un'identità, come un'entità che si trasforma in un'identità. Se tu non fai ciò e rimani consapevole di tutto quello che accade, non è che stai facendo qualcosa, semplicemente osservi i meccanismi, come la mente funziona, come i pensieri si muovono, le sensazioni, e tu diventi consapevole di questo luogo in cui non c'è nulla, non ci sono attività, ma permettono a tutte queste cose di accadere. Però questo non accade, non è un'attività. Colui che è consapevole di tutto ciò, e ciò è la stessa cosa. Quindi, se nella tua vita quotidiana devi interagire nell'espressione dinamica, questo è il luogo dove ci sono azioni, reazioni, interazioni, e tutte queste cose accadono in maniera spontanea se non c'è un coinvolgimento emotivo, nessuna identità. Queste cose semplicemente accadono, e questa io quella che chiamo l'attività cosmica, che appartiene a questa vita, a questo accadere. Non è che vogliamo essere scientifici, semplicemente accade. Poi c'è anche un'attività che sono generate dal senso della persona, le sue intenzioni, ad esempio. Se la persona si guarda verso l'interiore e diventa in armonia con questa attività cosmica, in qualche modo non importa quello che fai perché c'è qualcosa che sa che è giusto, e in qualche modo questa attività non diventa un'attività che ti stanca o che ti esaurisce. Non senti che quando ti stanchi solitamente è perché la mente è entrata in gioco e non è colpa del corpo, è spesso la mente che fa stancare il corpo.
Il motivo per cui vi sto dicendo questo è che per natura è naturale, è normale interagire, ma queste azioni, reazioni, interazioni accadono in questo spazio enorme del vuoto. E adesso lo chiamiamo vuoto perché è un termine utile. Quando dico che qualsiasi cosa che accade è un bip nell'infinità del ciò che non accade. E quando qualcosa accade, non è che quello che non accade si sposta per lasciarla cadere. Per cui non importa. Non è che siccome magari stai facendo qualcosa, allora non puoi essere tranquilla e in silenzio. Non credere a questo concetto, perché creerà soltanto difficoltà. Il sé non può essere coinvolto in questo traffico dell'emozione e dei sensi. E non è che è un oggetto separato dai sensi e dall'emozione, perché in realtà permea tutto. Anche se in realtà permeare forse non è proprio il termine giusto. Guruji, in questo, quando per me è naturale sedermi in contemplazione, però quando vado diciamo nel mondo e attivo i sensi, e succede così velocemente. No, in realtà non succede, sei tu che dici che succede, quindi lo fai succedere, perché l'uso dei concetti che tu fai determina la tua esperienza. Perché tu dici, quando mi connetto con gli altri, stai creando qualcosa che non è naturale. Qualsiasi attività succeda, che sia parlare o pensare o interagire con gli altri, tutto questo in realtà non significa nulla. È come lo spazio. Non importa quante cose ci sono nello spazio, non è che influenza lo spazio o che c'è meno spazio. Lo spazio rimane intoccato. Io lo so, anche come esperienza, però c'è quello che vedo, alcune volte succede così. Ed è visto, riconosciuto, grazie a Dio, essere... Quando tu veramente comprendi, non si tratta di una pratica. Dobbiamo usare le parole e che hanno i loro limiti, e quindi possiamo chiamarlo un'atmosfera, un ambiente, spazio, vuoto, nulla. Sono tutte parole utili, perché sono tutte parole che non hanno un contenuto. Però and also there's nothing to create here. Non c'è nulla da creare. Semplicemente è una scoperta. Andando oltre questo campo delle percezioni che mettono a confronto una cosa con l'altra. Perché se non ci sono confronti, vuol dire che non c'è niente di cui fare esperienza. It may sound that you have to eat these words. E tu devi assorbire queste parole finché non rimane nulla di queste parole. Il sé, il vuoto, non è qualcosa che puoi fare, è qualcosa che non può arrivare, non se ne può andare. Tutto il resto va e viene. E io dico spesso tutto come nuvole passeggere o delle onde, che però non devono avere un impatto significativo sulla percezione interiore. Tutto rimane libero perché non rimane niente attaccato, niente si può aggrappare. Non c'è nessuna dualità, non ci sei tu e ciò. Anche se per un po' sembra così, certe volte dici, certe volte mi sento così vuoto, ma questo non è il sé. Questo parlare parla sempre di un'entità che raggiunge un obiettivo, che ottiene qualcosa, e questo va bene fino a un certo punto, però non
pensare che oh, adesso ci sono arrivato, io sono il sé. Qualcuno magari potrebbe dirlo, può essere vero, ma è molto raro. Ed è in qualche modo un compromesso. Tu rimani in silenzio e mantieni la tua attenzione in quello che appare, in qualsiasi forma, un pensiero, una sensazione, un'emozione, il passato, il futuro, il presente. Tutto questo sono solo fenomeni. Semplicemente aria, è transitorio. È aria nello spazio. E devi capirlo. For a while, because of you may call culture, so la nostra cultura, come utilizziamo la mente, ci porta che per un po' di tempo dobbiamo fare un po' di pratica, magari dobbiamo fare degli sforzi, impegnarci, finché a un certo punto tutto diventa spontaneo e naturale, ma non arriverà dalla mente, semplicemente in modo naturale sarà lì. Vedrai che sei ciò che sei, e se lo sforzo è solo forse quello di mantenere l'attenzione su questa osservazione, a un pensiero, i pensieri invitano la coscienza a prendere la forma della persona, in qualche modo per un po' facciamo lo sforzo per non farlo, però non importa quanto tempo ci vuole, gradualmente ci sarà sempre un seme in oggettivo, un punto di riferimento, pian piano svanisce. Io voglio parlarne perché ci sono molte persone che incominciano ad avere dei timori quando stanno avvicinandosi all'essere, al sé, e in qualche modo ci sono queste paure antiche che sorgono man mano che vi avvicinate a questa dissoluzione. E questa paura di non esistere più, ma tutti questi timori sono della mente, perché questa cosa che abbiamo imparato a essere, questa persona, è Dio che l'ha creata così, è questa messa in scena divina che ognuno di noi deve sentire, questa illusione, immergersi per un po' di tempo in questa identità, in questa persona, credere di esserlo con i suoi condizionamenti. Però interiormente c'è già tutto quello di cui hai bisogno per trascendere questa illusione. E devi accettarlo. Almost is like you have to go to sea. You're going to be on this craft. È come se you're going to probably meet some sei tidal nel waves, mare su questa barca, magari c'è questa enorme onde, magari ti finisci in acqua, però hai con te tutto quello che ti serve per salvarti. Like that. And in order to transcend. Trascendere. Perché per me la cosa più importante in questa vita è trascendere, andare oltre, comprendere queste forze della coscienza, queste gunas, che sono queste impressioni energetiche della coscienza nella sua forma manifesta, che hanno la tendenza di portare verso espressioni forti di creatività o resistenze o altre cose. Sono tutte impurezze, quindi occorre oltrepassarle, andare oltre. Posso andare ancora più in dettaglio, ma in questo momento non sento. You know, sometimes when we put, you may all experience. Alcune volte. You don't mind being behind a camera taking picture, but. Ad esempio, quando c'è una macchina fotografica e fa le foto, nel momento che è nella tua direzione, il tuo comportamento incomincia a diventare strano. Some people may become used to that.
Alcune persone poi sono abituate, perché sono abituate a essere fotografate, diventa normale, e quindi quando la camera è rivolta nella loro direzione non cambia niente per loro. This is in reference where I said that for myself when I feel I can rest my eyes. Quando io posso veramente guardare qualcuno che è così, it's not personal. Senza la persona. It's not creating. E non viene, non c'è nessuna separazione. It's not something to do. Non c'è nulla da fare. It's something to do. A camera is a very good. La telecamera è veramente un buon esempio. Example. What does it brings up? Perché che cos'è? Cosa succede quando la telecamera mira nell'altra direzione e ci sono delle reazioni dentro di te? It provokes some reaction inside. What che cosa puoi fare? First of all, to Beh, innanzitutto vedere che queste reazioni sono sempre personali. E allora osserva questa attività personale che è sorta dentro di te. Che cos'è che non vuole essere visto? No, there is something in that anyway. If you, there's a time when you ci sono certe volte che magari succede che no, qualcuno ti passa davanti e non vuoi guardarlo. Perché c'è qualcosa che dice no, non voglio vedere quello. Certe volte arriva dal sé e quindi non voglio dire, non c'è niente che nella vita è una misura del sé. Un po' di tempo fa abbiamo parlato di questo osservare il senso dell'io. Guardare gli oggetti, osservare le cose, cosa succede attraverso la mente, no? E la persona parla dei ricordi, ma invece no, dico osservare questo io che è coinvolto in queste cose e che c'è una consapevolezza. E questa capacità magari di osservare questo io cambia, non riesce a mantenerla, però questo viene visto a sua volta. La mente certe volte cerca di portarti a guardare un altro programma, ma tu no, devi ritornare sempre a questo riconoscimento di questo senso dell'io e molte cose svaniranno e si disgregheranno da sole. E non so chi sto parlando in questo momento, se a te o a qualcun altro di voi. In your book, in this chapter, is questo capitolo del libro della tua vita è di buon auspicio perché in qualche modo stai cominciando a scoprire o comunque hai una buona possibilità di scoprire qual è la tua vera natura e questa probabilmente è la cosa più bella che possa accadere nella tua vita, andare oltre il condizionamento superficiale e ritornare alla tua natura originale e questo vale per tutti voi. Se dentro di te c'è questa spinta, desiderio urgente di. E comunque anche questo desiderio in realtà non è tuo perché è la grazia che lo ha messo lì. La grazia del tuo essere che vuole, che lo desidera. E indipendentemente da quello che la tua mente vuole.
perché alcune volte ci sarà una lotta interiore e la mente vuole certe cose, sono le cose che normalmente vuole, però certe volte noi diciamo che noi vogliamo queste cose, ma in realtà c'è una grossa differenza da quello che il sé desidera e la mente desidera. And how to somehow we may say return to peace. E come ritrovare la pace, che è il tuo profumo naturale. Joy. Questa gioia, questa felicità, non è qualcosa che puoi creare, semplicemente la puoi scoprire. Questa felicità e pace, gioia, sono innate. E non ti lasceranno mai, perché non sono associate a nessuna persona, a nessun evento. Sono la fragranza naturale del tuo essere e non ti potranno mai abbandonare. Every being have even some psychic smell. Alcune persone hanno un profumo psicologico, però non è così puro come questa fragranza della gioia. Quando c'è questo odore psicologico, diciamo, è un mix di preferenze, cose che ti piacciono, non piacciono, personalità, è una vibrazione. Ma nessuna di queste vibrazioni è così pura come la fragranza naturale, che per tutte la pace, questa felicità naturale, perché è una felicità che non hai bisogno di cercare, non associata alle cose. And the most important. That releases these questi profumi vengono emessi nell'aria quando incominci a riconoscere il tuo vero essere. Non esiste più un curriculum della tua vita che ti definisce. E non è qualcosa che lo dice a parole, ma semplicemente lo scopri che non esistono confini. Se sei stato chiamato dalla grazia, c'è già qualcosa che si sta dissolvendo. Quello che si dissolve è quel te non originale e rimane solo quello che sei sempre stato. È per questo che attraversiamo attraverso personalità e diverse forme e ruoli, perché finché siamo convinti di essere la persona proviamo dei diversi vestiti e magari un vestito ci va bene per un po' e poi cambiamo ruolo, cambiamo stile, e questo è il reale della persona. Ma dobbiamo scoprire ciò che è immutabile. Ed è per questo che siamo qua, tutti noi. Perché finché non lo scoprirai, la tua vita continuerà a cambiare e andare avanti. E va bene, perché il mondo fenomenico, l'unica cosa che possiamo dire è che è sempre in cambiamento. Anche i concetti preferiti che hai cambieranno. E colui che è attaccato a questi concetti e pensieri, anche lui cambia. E a un certo punto apprezzerai questo cambiamento. Finché sei una persona, vorresti che alcune cose non cambiassero perché ci sei attaccata. E se quando vanno via ti sembra di aver perso qualcosa, ma man mano che scopri te stesso, scopri che tu sei sempre stato qui. E tutte queste cose possono arrivare e andarsene, ma c'è qualcosa, è sempre qui, che però non diventa stagnante o noioso, non è che sia una parola un po' stupida, che è sempre qui. In una vita ci sono tante storie. E nel libro della tua vita ci saranno tante altre storie e ci saranno anche tante altre vite che, e non te le ricordi quelle precedenti, perché Dio fortunatamente ce le fa dimenticare, perché sarebbe troppo da affrontare, quindi ci lascia solo le cose che adesso possiamo affrontare in questa vita. Ma quando esci dalla matrice, capisci cosa voglio dire con questa
matrice, matrix. It is not that the world is horrible, the world. Non è che il mondo è una cosa terribile. E poi il mondo, in realtà, non c'è un mondo. C'è una terra, ma ci sono tanti mondi. Ognuno di voi ha il suo modo unico di percepire e questo crea un mondo immaginario, il tuo. Ma non è vero. Una delle cose più belle dell'interazione con gli altri è che scopri che il tuo mondo forse non è il loro mondo. It is only as you're discovering the truth of yourself. Ma quando you can scopri la verità di chi sei, puoi fare esperienza e sapere, riconoscere quel mondo da cui tutti gli altri mondi nascono e in cui vanno a scomparire. E non è un mondo di informazioni. Non è così. So I said before that we don't. Detto molte volte che non è che vuoi ignorare il mondo, non siamo contro la vita, non siamo a favore o contro nessun gruppo, semplicemente per la verità. E la verità non è un insieme di concetti sacri, è la vita. E oltre la vita che è nata dai concetti. I concetti vanno bene, possiamo esplorarli, ma non blocchiamoci, non diamogli una forma fissa. E queste sono solo indicazioni per voi, in modo che non rimanete bloccati nelle sabbie mobili dei concetti e della persona. After the God realization, una volta realizzato Dio, quando diventi vuoto, spazio, ci sono cose che prima non erano note e che ora le sai. In realtà non c'è nessun interesse per queste cose, per niente. Perché una volta che ti sei risvegliato, non sei più interessato a sapere. Certo, a volte ti ritrovi a conoscere cose, perché in questa vita dove c'è il parabrahma karma, dove hai questa esperienza in questo corpo, ci sono delle espressioni particolari che devono manifestarsi e quindi ci saranno cose che saranno svelate nella vita, quello che deve essere. Possono essere tante cose, c'è tutto. Però la qualità quintessenziale del tutto in realtà è nulla, ma non è quel nulla della mente, quel niente come concetto mentale. In qualche modo sai spontaneamente quello che devi sapere. E questo sapere non è neanche quella più elevata, perché quando conosci qualcosa implica una dualità, così come il linguaggio. E questa dualità della lingua lo stiamo utilizzando per scoprire qualcosa e trovare qualcosa che è oltre la dualità, che è troppo sottile. Il vuoto, la consapevolezza pura sono buone parole, però non sono ciò, non lo sono. No one form, life form, can exhibit the total quality. Nessuna forma umana può esprimere tutte le qualità del Paratma, del Parabrahma. You have heard one of Rumi's saying. Rumi dice. He says you are not just a drop in the ocean. Solo una goccia nell'oceano. Sei anche l'oceano all'interno della goccia. So what it means? E cosa significa? It means that
drop meaning name la goccia sono i nomi, sono le forme, e tu non sei solo questa goccia. Noi pensiamo di essere uno tra tanti quando la coscienza è ancora associata a questo corpo. Io sono questa persona, sono io, questo è il mio corpo e questo sono io. Non è che puoi bussare alla porta del mio corpo e trovare qualcun altro. Questa è la sensazione di essere qua. Ma oltre ciò puoi andare più in profondità, e quindi anche questo corpo non sei tu. Questo corpo scompare, la tua persona scompare a un certo punto, e finché viviamo in questa nozione della persona, le cose devono andare via per fare spazio per altre cose, altrimenti diventeresti bloccato a livello concettuale mentale, e c'è un processo che si prende cura di tutto ciò. La nostra educazione, i nostri condizionamenti ci hanno insegnato che più sappiamo e più abbiamo, però a un certo punto scoprirai che più sai e meno spazio c'è dentro di te. The more confined, defined. Più sai e più diventi definito, limitato. The more we learn about ourselves, the more più sappiamo di noi e più i nostri concetti diventano limitati. Like our learning itself is imposing limitation. E questo imparare crea limitazioni. I find that in the field also of many ad esempio ci sono tanti esperti che hanno una visione molto stretta perché si dedicano totalmente a una disciplina e c'è una prospettiva molto chiusa, però invece chi è libero possono guardare da qualsiasi punto di vista. Non hanno una sola prospettiva perché sono andati oltre i concetti. Can you imagine this? Comprendete? You make use of concepts, i concetti sono utili, però devono essere trascesi, andare oltre i loro limiti. Posso dirti una cosa, Guruji, verificare? La scorsa settimana ho sentito dei vasana che in qualche modo si manifestavano, erano nella mia tenda e mi sono detta, ma questi vasana in realtà non è roba mia, perché c'era qualcosa che voleva non essere qua, stare qua. E io mi stavo ricordando qual è la mia verità. Per te qual è la verità? Sento che questo comportamento non mi definisce o limita. Perché tu cosa sei? Consapevolezza di ciò. E tu puoi affermarlo? Sì, sento di sì. Non c'è neanche in realtà qualcuno che ci prova. Non c'è bisogno di rifiutare in maniera cinica la vita dinamica. Ci sono più sei nello stato della persona, più sentirai di essere in un ruolo, di essere limitata. In realtà puoi fare qualsiasi cosa e non ti limita, e puoi fare anche molto bene, ma l'importante è che non assumi quel ruolo. E se c'è, io volevo solo condividerlo con te per vedere che non sto ignorando qualcosa. Quello che dico è che man mano che ti stai stabilendo nel tuo essere naturale, pian piano porterà dei frutti anche nella tua espressione dinamica. Non puoi
essere qualcuno che è libero da questa associazione e non esprimersi come amore, compassione. Come se, dico spesso, c'è una torta al cioccolato bellissima, però quando la mangi è sta di sardine. Non è vera, non è una vera torta al cioccolato. E quindi questo assaporare, il gusto, è la vita dinamica e lì si deve riflettere, sebbene non sia dove pone l'attenzione. Se la tua attenzione è sul sé, a un certo punto non ci sarà più nessuno che si concentra e guarda il sé, perché diventi il sé, perché non hai bisogno di concentrarti per essere chi sei, diventerà la cosa più naturale. Oggi ho sentito anche che non c'è più nessuno che viene trascinato in questo pensiero, quello che deve essere o non essere, e non c'è neanche più questo voler respingere qualcosa o accettare qualcosa. E non è che non mi interessa la vita dinamica. E non è che devi, non mi interessa questa vita dinamica perché magari c'è un io che non si interessa. Non c'è qualcuno che prova, semplicemente riconosci che tutto quello che viene percepito non deve necessariamente assumere una forma. Recentemente, tutto questo tempo che passiamo insieme è in qualche modo sta preparando tutti voi per riconoscere l'indicazione più semplice che però prima non eravate in grado di capire, perché la persona è troppo complessa. Ora ti posso dire, non assumere nessuna forma, e questo è un potere, viene compresa e non dobbiamo più parlare di tante cose, basta questa frase, non assumere nessuna forma. Passano poche parole per indicare solo un promemoria, non diventare qualcosa. Non è necessario. Le parole sono necessarie e le cose sono necessarie solo quando sei nel paradigma della persona, perché la persona deve avere tanti bisogni. Il mondo è pieno di cose che pensavamo di aver bisogno, però a queste cose chi vuole comprare, c'è gente che le vuole comprare, ma c'è gente che le vende al mercato, delle pulci. E tutto questo va bene, perché l'universo è così generoso e ci lascia fare tutti gli errori che vogliamo. Ma anche questi errori che facciamo arricchiscono la nostra comprensione, la nostra crescita. Sono degli ormoni. Col tempo incominci a riconoscere che l'ego è tossico e vuoi starcene lontano. Molti non riconoscono il veleno associato all'ego, soprattutto quando ti identifichi con questo ego. Per molti questo è la loro persona e lo accettano. Non riconoscono che è velenoso. Solo quando incominci a comprendere e andare più in profondità, dici, mamma mia, quante cretinate a cui credevo, chi ero, come dovevo essere. E adesso vedi che non è così. E questo è uno dei primi passi del risveglio. Ti risvegli da questo sogno in cui credevi di essere una persona ed eri pure orgoglioso di esserla. C'è qualcuno qua che deve scoppiare? Non so chi sia. Vi ho chiamato qua per qualcosa e non lo so per che cosa.
Are there maybe some words you want to speak to us? Diresti alcune parole su? It is concerning you spoke about this, the period. Tu hai parlato di questo periodo in cui eri in silenzio. And now it is still the same. Per me è lo stesso. In that time in quel periodo era qualcosa di nuovo per me. Era una fase della mia vita in cui io non mi ricordo prima di quel periodo in cui ero in grado di starmene seduto da solo. Ma adesso, in questo periodo, ti piacerebbe, c'è un desiderio di ritornare? No, no, non c'è nessun desiderio di questo genere. Perché sarebbe come desiderare di assumere una forma. Io non sono interessato a nessuna forma. Non è che voglio essere lì, essere in grado di stare in una struttura sola. Se c'è qualcosa, un desiderio, è che semplicemente sono stanco, voglio dormire un po'. Ma dormire o riposarmi non è un sadhana. Non c'è nessun sadhana per me così. Sadhana, capite cosa vuol dire? Una pratica spirituale. Ma non è così. Probabilmente è la mia mente e che penso che tu fai così tanto. No, tutte le domande che ti facciamo, tutte le risposte, quello che... No, no, per me non funziona così. Because the God remind me of perché the time I had so many questions. Dio mi ricorda di quel periodo in cui avevo tante domande. Ero così alla ricerca di qualcuno che è come io sono adesso. Io volevo trovare qualcuno con cui parlare, qualcuno che non fosse pieno di dogmi. Ed era molto difficile. Io trovavo delle persone, ma sentivo che I would be impregnated with che avevano dei concetti che me li avrebbero so passati found e quindi invece ho trovato magari piccoli incontri qua e là, qualcosa che diceva qualcuno, una frase e quella era come una bomba dentro di me e quindi non c'era una persona in particolare al momento però trovavo che in molte persone no, almeno non tantissimi, alcuni che dicevano qualcosa e che era così potente e mi sentivo così spogliato e io ero così affamato per questa verità che c'era un impatto così grande. Quando sentivo qualcosa che, di cui aveva bisogno la mia anima, andavo a casa e dormivo per 3 giorni. È quella che io chiamo influenza da satsang, no? Era così forte. Io non leggevo tanti libri e certe volte magari leggevo una frase di uno dei saggi, bastava proprio poche parole, dovevo chiudere il libro e andare a dormire, no. Andare nel letto, stare lì seduto, rimanere con queste parole per a lungo. Ma ora non c'è mai un momento in cui dico sono stanco di rispondere a queste domande, perché ogni domanda è univoca, le risposte non vengono dalla persona, è il potere di Dio che parla. Quello che mi stanca fisicamente e anche mentalmente sono domande magari che sono domande sulla persona a cui non so rispondere. In particolare con persone che hanno passato tutto il tempo vicino a me. Perché perché tu hai già tutto quello di cui hai bisogno per trascendere quello stato e quindi usalo. Io ti ho dato la chiave e io ti chiamo, però tu sei chiuso nella tua stanza, ma tu hai la chiave. Quindi perché sei nella stanza? Perché lo vuoi. È inutile che piangi, fammi uscire, hai la chiave.
just remind, no? Io ti dico, ma c'è la chiave. Ci voglio uscire, voglio uscire. Ma c'è questa chiave, c'è la chiave d'oro che apre tutto. Non è che io mi stanco, però ora non mi lascio neanche stancare, io semplicemente taglio corto. Non ne parliamo di queste cose, perché voglio ridarti il tuo potere. Perché il satsang è veramente mantenuto da amore, molto amore, perché dentro di me c'è qualcosa che non ti accetta per meno di quello che sei veramente. E poi c'è una parte di me forse un po' pazza, ma sono magari un po' così, ma io penso che tutti possono comprenderlo e riconoscerlo. No, perché tutti dicono che è così difficile, dico, ma no, ma perché? No, tutti possono capirlo. Stiamo parlando di te. È difficile essere te stesso? No, capisco cosa vuol dire. Però dobbiamo un po', no? Certe volte giocare questo gioco. The sense of personhood is a very costly. Il senso della persona è veramente un costume pesante da indossare. I was sharing for a while this song of Kabir. Spesso cito questa cosa che Kabir dice. Maya, Maya, tu sei the most deceptive. Se sei l'ingannatore, l'ingannatrice più grande che esista al mondo, perché tutti sono caduti nella tua trappola, ma nessuno se ne accorge, però io so chi sei. Perché per un po' di tempo la gente vive così, no? Si sente ok, nell'esistenza normale. Se lo so, anche se sei un ladro, in qualche modo la vita è la tua, ti sembra la tua. Ma sotto questa attività c'è questa vibrazione del io sono che non è personale ed è lì che supporta anche il senso della persona. E noi viviamo sempre in questa vibrazione io sono, ma gli diamo l'etichetta della persona. E questo è il nostro grande errore, il primo grande errore. E questo genera tutta la vita, è il seme che dà crescita a tutte le esperienze. Ma non lo riconosciamo finché il satsang non toglie tutte le tossine, comincia a rimuovere questo veleno dentro di noi. E all'inizio cerchiamo di proteggere queste tossine perché pensiamo che siano noi. In qualche modo è questa entità ingannatrice. Noi all'inizio pensiamo che liberarci di questa entità vuol dire perdere qualcosa, di perdere delle cose, ma queste cose non sono buone per noi e pian piano diventiamo sempre più saggi e riconosciamo ciò. E quindi durante il risveglio c'è questo senso di pericolo, perché l'ego dice, ah, io sto rinunciando a qualcosa ma non so che cosa otterrò. Quindi senza la grazia non è possibile. Ma la grazia è con ognuno di voi, anche se per alcuni non si manifesta allo stesso modo, o non ancora. E le vie di Dio sono imperscrutabili. E io parlo solo a chi viene, io non sono qua per cercare di portare qualcuno. L'importante è quando qualcuno viene, c'è qualcosa che lo ha mosso a venire, quindi anche se magari cerca di scappare poi, però io non voglio convincere nessuno di niente, perché io sto parlando a chi riconosco in te. Io non sono interessato alla tua persona, ma sono interessato a te, a chi sei veramente. Io sono felice di incontrarti così. Anche no, è un incontro nel fenomenico, però vero. Okay. Good.
Thank you. Volevo parlarti, ma non so se è il mio ego che vuole parlare. Dai, prendi questo rischio. Ma io in realtà non ho niente da dire. Voglio solo... Certe volte è abbastanza fare luce su qualcosa. Non ha bisogno che sia accompagnato da parole. Certe volte io dico, se qualcuno, se oggi è il giorno in cui vieni chiamato per essere libero, sei pronto oggi, la gente si alza e quello è già... Non importano le tante parole, quello magari basta per attraversare qualcosa, andare oltre o far girare la chiave che apre la porta. L'ego decisamente si sta dissolvendo e sento e vedo che la mente dice... Quando io raggiungo quel luogo, sembra che la mente dice, ma questo non è il sé, ma io riconosco che questo silenzio, questa presenza è quello che sono sempre stata, ma la mente vuole cercare di riprendere l'attenzione, di rimetterla sull'ego, e penso che recentemente c'è stata troppa attenzione sull'ego. E io voglio dirlo, metterlo alla luce, perché so che non è vero e che è veleno. Non so neanche cosa voglio dire. Voglio dire che quando tu hai detto voglio che vedere qualcuno, guardare, non c'è nessuno lì, e io voglio essere questo nessuno. Voglio che tutto sia finito e basta. C'è così tanta gioia, amore, pace. Quando io dico guardare qualcuno e non c'è nessuno lì, non voglio dire che non c'è niente. C'è Dio, c'è la consapevolezza, ma non c'è l'ego o la persona. Superficialmente ci sono delle tracce di condizionamento, ma sono superficiali. Quando guardi la luna, ha delle macchie, no? Ma questo non impedisce alla luce di essere riflessa. Non dobbiamo essere limpidi, puliti, puliti, lucidi, lucidi. Semplicemente queste cose sono fenomeni superficiali. Ma quando guardi, cerchi di trovare quella cosa che non può essere trovata a livello fenomenico. E devi essere pronta. Perché stai cercando qualcosa che non può essere trovata nel reame dualistico. Cerchi di vedere qualcosa che non può essere visto. Ma in questo processo sai che non sei ciò che puoi vedere, non sei ciò che puoi assaporare. E tu sei già qua. E quando arrivi a questa comprensione, c'è un risveglio in te. E questo è così naturale. Non c'è niente di estraneo. È totalmente naturale. Non c'è qualcuno che ti deve convincere. È una cosa totalmente organica. Nel mondo cerchiamo continuamente di diventare qualcosa, però qua invece ci spogliamo da questo diventare. E quindi rimane solo ciò che è qui, sempre è stato qui. E quando vi chiedo quanto è lontano, quanto dista, in quale direzione è? La sua vibrazione in quale luogo è più forte? È un po' come setacciare per riuscire a discernere i rumori della mente, per ritrovare di nuovo quello spazio.
When life is expressed, it's expressed from here. Quando la vita si esprime, si esprime da questa sorgente senza essere filtrata dalla persona che aggiunge le sue spezie, sue di pregiudizi, preferenze. Non è che deve esprimersi necessariamente dolce o amara, si esprime com'è, però è pura, è organica, è naturale. Okay. Ero qua che stavo aspettando che la domanda giusta venisse, ma non lo so quale sia la domanda, però voglio portare questo qua. Quando tu parli di questo ponte, dobbiamo attraversare una volta sola e non più volte. Ci sono tanti esempi e metafore che ci servono mentre viviamo ancora nella dualità, come attraversare il ponte o lasciare andare le cose, però pian piano diventi praticamente chi te stesso e ci spogliamo di quello che non siamo e ritorniamo a essere noi stessi. E cioè, tutto questo accade nella dualità. Io dici, sono anni che dico, non c'è nulla che devi cambiare per essere quello che sei, ma c'è qualcosa che devi riconoscere per smettere di essere quello che non sei. Non puoi essere l'oggetto della tua percezione. E questo è riconosciuto chiaramente, questa vibrazione del io. E questa vibrazione può essere lì. Non è che sia un mostro, un demone, però in qualche modo deve essere ripulito, deve rimossa questa identità egoica associata. Le parole continueranno a uscire dalla tua bocca, ci saranno i sensi attivi. I sensi non sono veleno, la vita non è corrotta, però sei tu che la trasformi, semplicemente essendo te stesso, e quindi trasformi questo potenziale di andare in una certa direzione, invece porti luce. Viene riconosciuto da un luogo puro e in qualche modo c'è qualcosa che vuole liberarsene e so che colui che vuole liberarsene non è il vero, il vero me. Queste sono interpretazioni, interpretazioni errate, identità, c'è questa entità con identità e questo è un fenomeno e noi assumiamo tante forme e ora in qualche modo stai abbandonando tutte queste forme perché ogni volta che assumi una forma assumi la definizione e in qualche modo questa ti limita e lo senti, ne fai esperienza. Molte persone non se ne accorgono per tutta la vita, però quando incominci a vederlo è bellissimo perché nel momento che lo vedi te ne puoi liberare. E molte volte dico è solo quando esci da uno da un certo stato che puoi vederlo e vedere che non era naturale, ma mentre ci sei dentro ti sembra così naturale e invece quando ne esci dici ma per tanti anni ho veramente creduto a questo e aveva una vita dentro di me, era importante e ora vedi che era un parassita, era un'idea che ti toglieva energie, però tu hai tempo e davi tutta questa energia perché ci credevi in questa idea. No, ci sono pensieri, c'è una vibrazione di io. Questo io è il sé. Però per me questo io ha del contenuto, non è puro.
When the content of this eye is consciousness, se il contenuto è la coscienza, you know, allora va bene. Ci sono due aspetti, say, no? Nirguna Brahma e Sarguna Brahma. Ne abbiamo parlato, no? Nirguna Brahma è il sé, oltre le qualità, le caratteristiche, essenza pura, consapevolezza pura. Mentre Sarguna Brahma è il sé con delle qualità nelle sue espressioni varie. La maggior parte degli esseri umani trovano la Sarguna Brahma molto più appetibile perché puoi avere una relazione. Anche il termine sahaja significa stato naturale, senza dover completamente e non percepire più il mondo. Questo stato naturale è uno stato in cui i sensi sono ancora attivi, non devi andare in qualche spazio senza nulla. No, è il tuo stato naturale con i sensi attivi. Altrimenti, nel momento in cui ti risvegli, se i sensi fossero veleno, in conflitto col sé, non potresti vivere. Ma noi siamo un'espressione del sé. Ma quando la mente interpreta dal punto di vista della persona e pensa che tutto ciò sia suo, questo è il problema. E questo è quello che deve essere trasceso, questa identità della mente. Non è... Nobody would be attracted to it. Nessuno sarebbe attratto se la liberazione, risvegliarsi, voleva dire perdere tutto, lasciare andare tutto, non avere più nulla. No, è semplicemente che non hai più bisogno. Non è che rimani in uno spazio vuoto, sottovuoto. No, sei in uno spazio che è la fonte della pace, della beatitudine, della gioia, ed è completo e perfetto in se stesso. Però se sei magari sulla spiaggia e qualcuno in acqua e tu dici com'è stare nell'oceano, lui dice entra nel mare e così puoi capire, vedere per te, no? Com'è? Dice, perché non si può descrivere. Cioè sì, io sono qua, però no, è troppo, no. Guarda, vieni, provalo tu. Entra nell'oceano, sentilo sulla tua pelle. Ma la mente dice, ma è sicuro? Ma devo lasciare andare le cose, c'ho cose da fare nella vita. E tu dici, vabbè, ok, se non vuoi entrare, io continuo a nuotare qua felice. Babaji, voglio veramente dirti grazie, grazie per continuare a riportarmi nel tuo amore, a ricordarmi in così tanti diversi modi qua in Sahaja. E grazie perché tu hai fatto in modo che io possa rimanere qua. Io sento che condividi così tanto con noi, anche quando non parli, fai così tanto per noi. Io voglio dire a tutti voi, non accontentatevi di una vita piacevole. Avrete una vita piacevole, ma cercate la verità. E cosa vuol dire la libertà? Questa, se veramente sei alla ricerca della verità, la tua vita cambierà per la grazia. Le cose saranno più pacifiche, avrai meno reazioni, sarai in grado di percepire queste azioni, reazioni, interazioni, il silenzio, tutto. E le percepirai in uno spazio di calma. E non voglio dirvi avete bisogno ancora di 5 anni. No. Ok. No, lasciate stare queste cose. Guardate, venite con me, guarda qua. C'è un fuoco. È così importante non perdere tempo, essere sempre
focalizzati per trovare il più l'altissimo. Però puoi essere focalizzata senza stressarti o troppo rigida, perché c'è gioia. Gioia è il tuo profumo e puoi affondare e annegare in questo oceano di gioia. È qualcosa che c'è già. Quando tu dici focalizzata, sì, non voglio perdere tempo, sì. No, e non con panico o ansia, è una scelta, che viene accettata dal cuore di Dio. In qualche modo colmerà questo spazio con una vigile presenza e con un essere sempre attento e vigile che non permetterà di accomodarsi o di accontentarsi. E quando altri si lasceranno prendere dalle onde del samsara, tu rimarrai dentro te stessa. Non pensare che gli altri abbiano una vita più bella della tua. Lo dico perché certe volte le persone pensano che questo sia un sacrificio. Sacrificio per lasciare andare tutta quella spazzatura, sacrificio lasciare andare le paure, le dipendenze, i pregiudizi, un sacrificio, essere libero. Ma allora non hai capito nulla. Io non ti dico lavora per 6 mesi duro e poi lo otterrai. No, io dico che questo albero dà i frutti subito dal primo momento e lo vedrai se tu lo segui. Nel momento in cui l'attenzione va verso il sé, lo riconoscerai. Non ci vuole tanta pratica, non dovete convincervi. Il sé non è la fine di una lunga pratica. Puoi anche osservare che c'è questa pratica. Il sé è già qua e guarda, tu che fai la pratica, guarda il meditatore che medita. I only have to check in with you whether you're on board. E voglio vedere, sapere ognuno di voi. Ciao. I want to expose. Voglio mettere in luce qualcosa. I don't know. I'm very, very much in burning in space in mi sento. But for me it's very clear there is nothing more coinvolto nelle cose in questi giorni, però per me questa esperienza qua è che io sono, ma continuo a tornare qua a questa esperienza, ma in qualche modo poi me ne dimentico. Però io voglio dire che sono qua totalmente con te, ogni secondo, ogni giorno della mia vita, perché tu sei sempre lì che parli con me, anche in maniera invisibile, e continuo a confermare le tue parole che sono vere nel mio cuore. E questo stato di ignoranza è insopportabile per me. Però io so che cos'è la verità, però in qualche modo mi sono dissolto molte volte e il mio desiderio è puro, è vero. Ma questo desiderio tu lo puoi vedere, no? Dal vuoto tutto viene svelato. Ora devi scomparire in questo vuoto. Quello che continua a riapparire perché deve fare qualcosa deve essere identificato. Magari all'inizio ok, va bene, però a un certo punto diventa troppo, troppo lavoro. E a un certo punto lo riconoscerai.
non a livello mentale, ma quando veramente, sinceramente lo riconosci, nel momento in cui sorge, lo identificherai subito. Riconoscerai che dietro le parole c'è ancora una persona. E io ti dico, adesso, ti dico, questo desiderio, lo percepisci e guarda cosa significa per te questo. Che cos'è questo desiderio? Cosa cerca? E tu capirai e farai esperienza di quello che è, che tu sei già questo vuoto. Quando saprai che il vuoto non può dimenticarsi di se stesso, non potrai più credere di essere colui che se ne è dimenticato e ti dimenticherai di quello che se ne dimentica. You see, these are things we have to wait a second. Yeah, maybe I'm still holding on to the shape. Forse mi sono ancora aggrappato alla forma di colui che se ne dimentica. Ma anche questa è un'idea. And that idea. E questa idea deve collassare nel riconoscimento. E forse riapparirà come un altro tumore concettuale, però sarà in grado di riconoscerla. When he says also seen, not also non seen, è che okay, finish, okay, ah, la riconosci, no, no, vuol dire che una volta che la riconosci, la confermi, continui ad osservare, a vedere in quale, non importa quando, questa osservazione porterà sempre allo stesso risultato, che è solo una forma, è solo un'ombra, e tu non assumerai questa forma. Per questo ti dico, rimani senza forma. Io non ti dico diventa senza forma, ti dico rimani, perché tu sei già senza forma. E lascia questo gioco della mente a invitarti ad assumere una forma. Alcune forme magari sono piacevoli, ti piacciono. Certe volte quando è il momento di essere trascese, questa forma sembra ancora più interessante e piacevole. È come avere dei vestiti vecchi o prendere un cadavere e tirarlo fuori e portarlo a una festa. Questo vuol dire, se tu segui queste parole, riconoscerai di essere in uno stato di grazia pura e sarai completamente ricolmo di questa beatitudine, e non identificare con la nuvola che se ne sta già andando. C'è qualcosa che tu hai detto? Quando la forma, quando si prende forma, è il credere in questa forma che causa sofferenza. E semplicemente guardando questo pensiero, questa cosa che hai detto, per me è stato un impatto fortissimo. C'è stato come questo schermo in bianco e nero, e tutto, tutto riesco a vedere. E sono qua. E trovo che sono in questa vigilanza così dolce, così tanta gratitudine. La gratitudine è lì quando finalmente dai fuoco al nido delle illusioni. C'è questa gratitudine enorme perché sei finalmente libera e non sapevi di essere in cattività, di essere limitata. Ora stai confermando e senti che è un potere enorme che ti permea questa liberazione, e non è solo un sollievo, è proprio un liberarsi che continua, e quindi continua a lasciarti assorbire, rimani in incubazione, in questa comprensione, e continua a confermare, verificare. Il giorno che la foresta della mente prenderà fuoco, tu non verrai toccato dalle fiamme. Lo Spirito Santo della Grazia è qua e sta manifestando il suo potere, la sua gioia qua, in te. Siete consapevoli, ognuno di voi.
questo concetto del tempo è ancora qua. C'è qualcuno che guarda il tempo. Ma tutte queste cose possono rimanere. Il tempo, anch'io, ok? Dobbiamo andare adesso, dobbiamo fare questo. Non importa, non perdere tempo col tempo. Ok, c'è questo senso di relazioni, interazioni, la famiglia. Ma, ok, è lì, ma non metterci l'attenzione. C'è qualcosa che è consapevole, però non cercare di far sparire ogni singola cosa. Rimani nella consapevolezza di qualcosa e non lasciarti coinvolgere dalle cose. È quando la consapevolezza si associa a un oggetto che sorge nella consapevolezza, allora lì è il problema. Tu semplicemente confermi che osservi che qualcosa è sorto. Immagina che c'è dei grandi magazzini, ci sono un sacco di luci. Immagina che il guardiano alla sera deve spegnere ogni singola luce. No, ci deve essere un interruttore generale e tutte le luci vanno via. Altrimenti, alla fine della giornata, passa tutta la notte a spegnere una luce alla volta. Però no, deve esserci un interruttore generale e basta quello. Clac, e tutto, l'elettricità, si spegne tutto. E quindi tu devi tagliare l'elettricità che va alla mente. Semplicemente spegnere la mente. There's two ways in which we can say you can, you know, get rid of thoughts. Ci sono due modi per liberarsi dei pensieri. Alcune persone cercano di combattere la mente e magari sì, puoi vincere qualche volta, ma solo un round. Oppure puoi riconoscere che tutti questi pensieri stanno cercando di attirare l'attenzione della persona e di farti prendere la forma della persona e cercano di guadagnarsi del tempo e c'è sempre qualcosa da sapere, da possedere, da perdere, da guarire. Però quando osservi tutto ciò e puoi confermare che senza farti prendere dal traffico delle sensazioni, dai movimenti della coscienza, ma rimane il testimone? Chi è che sta osservando il tutto? Se l'attenzione non va e va attraverso i sensi e si fa prendere dagli oggetti, se l'attenzione rimane rivolta al testimone e all'osservatore, incomincerai a fare questa esperienza dell'ambiente in cui c'è questo osservare e sembrerà come di essere accoccolato nell'infinito, ma tu non sarai separato da questo infinito, sei avvolto nell'infinito. E lo scopo dell'osservare non è che guardi finché non c'è una parte del film che ti piace, ma guardare solo chi sta guardando, osservare, chi osserva. Quando ero piccolo eravamo tutti seduti sulla veranda a ascoltare storie di fantasmi e ci piaceva un sacco avere paura. Però quando poi ero un adolescente guardavo film del terrore e veramente mi toccavano, influenzavano. Finché un giorno c'era un bambino e stava entrando in una casa spaventosa, c'era questa musica e io avevo paura perché mi identificavo col bambino. Oh, ma cosa stai facendo entrando là dentro? No, non entrare lì, è pericoloso. No, c'è uno che adesso ti accetta, ti ammazza. E poi improvvisamente ma c'è il cameraman, è arrivato questo pensiero, ma c'è uno dietro la telecamera. E quando ho realizzato, questi film non avevano più nessun potere su di me, nessun potere, perché non ci credevo più in questa atmosfera di paura. Ma c'è un uomo dietro la telecamera, qualcuno che guarda.
Per questo ti vi chiedo spesso, sei semplicemente un oggetto davanti alla lente della percezione, o sei dietro, o sei entrambi, o sei oltre? E semplicemente pondera su ciò. Quando ero piccolo, mi facevano paura i cadaveri. E quando qualcuno moriva nel paese, andava al funerale e vedevo il cadavere, mamma mia, era orribile. C'è una persona morta dentro. Giovanni è lì, dentro quel corpo. Dentro questo cadavere c'è qualcuno morto. E questa è la fine di ognuno di noi, è terribile. E questa cosa veramente mi dava fastidio. E un giorno poi ho pensato, ma l'ultimo respiro è un'ispirazione o un'espirazione? Se fosse un'ispirazione, ci sarebbe qualcuno che mi ha ispirato. E dice, no, è rimasto lì dentro. Però l'ultimo respiro è fuori. È una grande differenza. La vita certe volte ti aiuta a oltrepassare queste idee che ci siamo fatti. Spesso quando contemplo questa domanda che sorge, e non so se è intellettuale, però voglio condividerla con te. Alcune volte, finché qualcuno non si risveglia completamente, continuerà a assumere nuove vite. Però cosa succede quando il corpo muore e uno è risvegliato? Just like with the body. You can experience come being a person, il corpo può essere un contenere una persona oppure puoi fare l'esperienza attraverso il corpo di essere l'universo intero. C'è la differenza nel modo di percepire. Questa coscienza universale non è molto interessata alla coscienza del corpo. Si espande. Può funzionare in qualsiasi corpo, ma non è associata a un corpo speciale. Questo senso di individualità qualche volta ha bisogno di un vestello, un contenitore, però non è necessario. Può essere una sfera luminosa. Non c'è. La coscienza non può essere imprigionata e non può essere modificata da nessun corpo o contenitore, può essere anche senza corpo, totalmente. Qual è la forma di Dio? Dov'è il corpo di Dio? Dov'è Ramana Maharshi in questo momento? O Papaji? Non puoi rispondere a questa domanda. Sono ovunque, potrebbero essere qualsiasi cosa. Sono anche in te. Quando vivevo in Brixton, c'era questo ragazzino che mi veniva a trovare quando vendevo incenso. Lui aveva una ragazza. Lei stava aspettando un bambino. Lui fumava molto, marijuana, e non so se altre cose. E c'era un suo amico che spesso gli diceva, penso che non dovresti farlo così, per te non va bene, per altri va bene, però dicevo, mi sentivo di dire per te non va bene, perché dipende un po' dalla personalità, dalla forza interiore di una persona. Ci sono persone che vengono facilmente distratte, distorte con
confuse. E un giorno ho letto sul giornale che c'era questa persona che è saltato giù da uno dei ponti a Londra, sul Tamigi. Penso che fosse il ponte di Lambert, uno di questi ponti che ci sono. E era stato recuperato dal fiume, dalla guardia costiera, e lui ha detto: ho visto un cucciolo che era nell'acqua e mi sono buttato per salvarlo. Però nessuno aveva visto questo cucciolo, ma alcuni mesi dopo l'hanno di nuovo trovato morto. L'hanno riconosciuto per un tatuaggio che aveva sul corpo e l'hanno trovato nel Tamigi. E la mamma era veramente addolorata: com'è possibile? Ha buttato via la sua vita. Stava aspettando un bambino. E mi dispiaceva molto per questa donna, sua ragazza. E un giorno è venuta a casa mia ed era felicissima. E dice: l'ho visto. La scorsa notte è venuto a trovarmi. Si è seduto sul mio letto e mi ha detto, io prima gli ho detto: ma perché hai fatto questo? Ci hai abbandonato, ci avevi così tante cose che ti aspettavano. Lui ha detto: perché ti preoccupi così tanto? E cos'è una vita rispetto all'infinità? E lei al momento non aveva capito, però qualcosa dentro di lei è cambiato totalmente, ha sentito questa pace. No, lui esiste ed è apparso in questa forma, ma non... che cos'è una vita rispetto all'infinito? E lui prima non parlava certo in questo modo. Don't worry about that. Do what you have to do now. Fai quello che devi fare adesso. Do what you are doing now. Non ti preoccupare. Continua a guardare adesso. Questo è quello che devi fare. Don't be investing in any work. Non fare in modo che la vita stia già preparando un altro ventre in cui rinascere. Non guardare al futuro. Risolvi tutte le cose, le comprensioni sbagliate ora, di modo che tu possa andare oltre la presa dell'illusione del mondo. Okay. Grazie.